qui c'è la Statua della Libertà, quindi penso che ci troviamo a New York. E a New York volevo parlare francese. Do you speak English? No, are you American? No, I'm italiano. Italiano, parli come me di italiano. Ah, ma sei Lorenzo. Sì. A New York, perché c'è la Statua della Libertà, abbiamo incontrato. Siamo a Parigi. A Parigi. Ah sì, la Statua della Libertà di Parigi, giusto. La Statua della Libertà di Parigi. Ah, parlez-vous français? Parliamo italiano allora. Mi ha dato io, tra le tante lingue che conosco, a parlare italiano. Allora Lorenzo, che stai facendo? Sudoku, come va? Beh, appena cominciato? Da poco, sì. Ah, ok. E sei specialista di cosa? Di sudoku o anche qualcos'altro? Siamo una professionale anche di rebus. Di rebus? Ti diamo conferma a tua sorella? È giusto? Sa risolvere? Vediamo adesso? Proviamo? Trova qualche... Ecco, qui ci sono dei rebus. Aspetta un attimo che vengo vicino. Ce ne sono tre. Qua. Tre. No, questo non è un rebus, sì, tre. Questo? Ah, questo è bello perché... Il primo? Vediamo chi è l'autore. Ah, Malaguti, Massimo Malaguti. Questo è un bel rebus perché vedi, coinvolge tutto animali. Una delle cose interessanti del rebus è che la scenetta sia armoniosa, una bella scena possibile. Sì. Infatti lì vedi che ci sono tutti animali, se ho visto bene, alberi, e quindi la campagna. Scenetta è bella possibile. Sì. Vuoi darmi il nome di questi animali? Cominciamo da sinistra. Quello questo è un cerbiatto. Cerbiatto. Un'oca. Oca. Un riccio. Riccio. Due oche. Oche, uno scoiattolo. Anche questo. Per un attimo, scusa, no. Gli scoiattoli non hanno le lettere, i grafemi, quindi non c'entrano nella vigneta. No. E questo è uno dei maiale. Tre. È un maiale, sì, ok. Benissimo. Allora vedi che la frase è bella corposa, 7 11 3 3 2 3 1 5 lettere. Sì, 8 parole. Perfetto, 8 parole. Allora cominciamo dall'inizio. Cerbiatto hai detto. Cerbiatto, non però, credo. Appunto. Prova un'altra parola. Se hai visto qualche film forse, adesso non so se ti sto dando l'indicazione esatta. Bambi. Ah, ecco. Allora vediamo un po', l'hai trovato. Allora vediamo un po', la prima parola bambin. Bambi, oca, quindi bambino. Bambino, prendi. Allora scrivi sopra dove c'è un bello spazio. Trova spazio. Qua sopra, va benissimo. Bambi. Bambi. Così anche i nostri bambin. N. Poi c'è cosa c'è? Oca. P. Quindi bambino. Bambino. Adesso la seconda parola è di 11 lettere. Quello è un riccio. Riccio, per la voce alta, bravo. Riccio. La S. La S. S, quindi sappiamo già che il bambino è capriccioso. Capriccioso. E infatti qua ci sono le oche. Ah, sì, la O viene da oche, perfetto, bene. Oche. Quindi no. 7 11 3. Vuoi mettere una sbarra dopo ogni parola? Sì, capriccioso. Bambino capriccioso. Che lettere. Che. No. Perché no? Ah, ok, che. N-O, ok, no. Perfetto. Adesso, ci mancano tante lettere. N-V-A. E poi c'è quell'oggetto. Non. Sì. Non. Va. Poi una parola di due. Non va. Ah, adesso. Sì, ok. E adesso dobbiamo trovare 3, 1, 5 lettere. E allora quell'animale. Maiale. È un maiale, però è piccoletto. Quindi è un maialetto. È la soluzione, bravissima. Non va mai a letto. Perfetto. Quindi esclama la soluzione. Bambino capriccioso che non va mai a letto. Perfetto. Sei un bambino capriccioso? No. Comunque sei un bravo solutore. Direi. Benissimo. Saluti a casa. Ciao. Grazie della collaborazione. Ciao.